Quattro ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite all'alba dai carabinieri del Rosso di Salerno nei confronti di altrettante persone indagate per associazione mafiosa, scambio elettorale, politico mafioso ed estorsione. I militari hanno eseguito anche numerose perquisizioni a carico di 19 indagati in stato di libertà per il reato di corruzione elettorale. Al centro delle indagini del Rossi, clan camorristici dell'agro Nocerino Sarnese e i loro interessi nel settore imprenditoriale. Per gli investigatori, in occasione delle consultazioni elettorali a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dello scorso giugno, sono avvenuti anche alcuni casi di corruzione elettorale. I dettagli nelle parole del procuratore della Repubblica di Salerno, Corrado Lembo. Stamattina, proprio stamattina, comunicherò al prefetto l'ordinanza per le valutazioni e determinazioni di sua competenza. Quindi diciamo al momento è tutto regolare al Comune di Nocera, anche se qualche dubbio su quello che si è visto da questa indagine. Ma proprio tutto regolare, non direi, dopo quello che è emerso nel corso di questa indagine. Sono in corso tuttavia degli approfondimenti investigativi e diciamo in futuro vedremo gli sviluppi. A tessere le fila Antonio Pignataro, zio Antonio, che quindi dal balcone di casa manovrava anche i suoi uomini, quindi lui era ai domiciliari al momento dell'indagine. E questo è un altro dato inquietante. Lui scontava la pena in detenzione domiciliare verso la propria abitazione, ma passava gran parte del suo tempo libero o al bar nei periodi autorizzati oppure affacciato al balcone, dove svolgeva non una semplice attività di osservazione neutra ma un'attività di osservazione mirata del territorio che riteneva di sua competenza. In realtà Pignataro, come tutti gli altri camorristi dell'agro Nocerino Sarnese, devono prendere atto che l'unica competenza legittima sul territorio l'hanno gli organi dello Stato.